l'unico finale possibile all'estenuante e entusiasmante duello tra Doranno Pietri e Pallavicino. Era scritto dovesse essere così. Non sono bastate 34 partite per stabilire un vincitore, non sono bastati nemmeno i 90 regolamentari dello spareggio di Scandiano disputato domenica 10 di fronte a oltre 1000 spettatori, non sono bastati 30 dei tempi supplementari e per poco, o meglio per la manona del portierone neroverde Davide Accialini, non sono bastati nemmeno i 10 calci di rigore. Ce ne sarebbe da scrivere un libro di questo Dorando Pallavicino, conclusosi con la storica promozione in Serie D degli ex cugini minori del calcio cittadino, che ora hanno raggiunto se non il paradiso, almeno la par condicio. Una promozione che parte da lontano, quella dei neroverdi, dalla polvere dei campi di terza categoria, era il 1991, dell'allora Kennedy, passata attraverso cambi di nome e fusioni, e che proietta l'ambizione della società di nuovo opponente alle soglie del calcio professionistico. Una promozione plasmata indiscutibilmente dalle mani e dalle tasche generose di Stefano Bonaccini, mister Gaudì, e Irio Rinaldi, il signor Conad. Un binomio nato meno di 2 anni fa al termine di quello che per la Dorando sembrava un ciclo finito dopo la retrocessione in promozione del 2007. Fu allora, dopo un tonfo, che cambiò il destino del calcio cittadino. Il marchio Conad sulle maglie neroverdi viene affiancato da quello prestigioso di Gaudì, che oltre a comparire su casacche di Serie A come quelle di Ascoli e Udinese sbarca nel mondo dei dilettanti. Lì, sulle ceneri di quella appena retrocessa, nasce la nuova Dorando, che si riappropria in estate dell'eccellenza acquistando il titolo sportivo lasciato libero dalla Pico. Il resto è storia di oggi, è storia della punizione magica di Massimo Bertolini che aveva spedito la Dorando a un passo dal paradiso, dell'ennesimo gol in zona Cesarini del Pallavicino che aveva mandato tutto ai supplementari, della manona di Accialini e della freddezza dal dischetto di Bertolini. Corradi, Zocchi, Venturini e Malpeli. Compiuta l'impresa si aprono ora le porte sul futuro e resta da capire se il nero verde sarà il colore principe della Serie D appena conquistata dalla Dorando o solo un inserto sulle maglie a tinte biancorosse di un'unica società cittadina.